Riunione della Commissione Lavoro questa mattina nel Palazzo di Via Verdi per discutere della delibera di giunta che ha approvato il nuovo organigramma del Comune ed il relativo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Presieduta da Vincenzo Solombrino, la Commissione Consiliare è stata occasione per chiedere chiarimenti al Direttore Generale Attilio Auricchio sul ruolo del Consiglio Comunale alla luce del processo di riorganizzazione dell'ente. Da Presidente della Commissione Personale ho ritenuto opportuno convocare questa riunione per capire un pochettino la delibera in modo più dettagliato, diciamo, quali sono i vantaggi, diciamo, di questo organigramma, anche perché studiando un pochettino la delibera vedo che comunque ci sono delle discrepanze che vorrei avere dei chiarimenti proprio da chi ha impostato la delibera, che sarebbe il Direttore Generale. Quindi ho invitato proprio lui per dare manforte pure a tutti i consiglieri che con forza mi avevano chiesto di convocare questa commissione, e infatti è stato fatto un ordine del giorno appunto dove si chiede fortemente chiarimenti su tale delibera, innanzitutto per quanto riguarda il ruolo del Consiglio Comunale, che viene un pochettino mortificato, di conseguenza noi vogliamo capire, visto che comunque è l'unico organo che comunque deve essere un organo autonomo, visto che rappresenta tutta la cittadinanza, penso che non sia corretto che come riferimento abbia del Direttore Generale. È un fatto che se andate a vedere un qualsiasi organigramma di qualsiasi altra grande città trovate le medesime caratteristiche. Il Direttore Generale non è che incide sull'autonomia del Consiglio Comunale, incide sulla organizzazione, la sovrintende, ed è un fatto che è stato stabilito da legge e regolamenti, e noi le recepiamo nella stessa modalità.